vabbè, noi abbiamo sempre invitato tutti quanti a darci una mano, a darci consigli. Le cose che ci legge adesso Roberto è la prima volta che le ascoltiamo e ti chiederemo, come abbiamo ascoltato tanta gente, tante cose, alla fine abbiamo fatto le nostre proposte. Poi non ci dite niente se all'ultimo momento arriva qualcuno delle proposte e diciamo no, per favore, non ripetiamo un'altra volta tutta la discussione. Certo, bravo. Allora, Andreozzi, poi Gallucci, dei tassisti che insieme a noi stanno conducendo questa battaglia. Andreozzi della CGIL Cisdavuglio, penso parli a nome di tutto il sindacato. Un applauso per tutti. Io volevo dire poche cose, perché dal dibattito che sta uscendo mi sembra che anche stasera poi alla fine la democrazia abbiamo due piattaforme. Noi con Gianni Bianco abbiamo tempo fa deciso di appartenire, diciamo, di aderire al comitato Non Basta, perché siamo stati partecipi su questo territorio a una bella raccolta. Devo dire la verità, ci siamo sempre trovati trasversalmente sulla proposta tutti, di destra, di sinistra, di centro, perché siamo convinti che è un problema serio per noi cittadini e utenti. Adesso le lobby, le caste, le sappiamo tutte, perché altrimenti non saremmo nati come movimento Non Basta. Avremmo pagato di più e ci saremmo stati zitti. Allora noi però dobbiamo fare una cosa, proprio visto che anche in questa campagna elettorale trasversalmente tutte le forze politiche hanno detto che era uno scandalo che in Italia, soprattutto nella regione Campania, c'erano circa 2 milioni di non assicurati perché non avevano soldi e nello stesso momento, è vero? E nello stesso momento dovevano pagare oltre 1.700-2.000 euro. Ciò vuol dire che noi, in questa riunione di stasera che è venuto, perché ne abbiamo fatto un altro anche a Cartito, mi sembra, noi dobbiamo andare oltre, proprio con una manifestazione di massa, non dobbiamo arrenderci affinché le nostre proposte poi saranno modificate, ma io penso che il comitato di avvocati, di docenti, che hanno una grossa esperienza, noi dobbiamo portare in risultato che i ladri veri sarebbero le compagnie, devono andare in galera e noi dobbiamo pagare il giusto. E io come CGL territoriale, ma hanno aderito anche a livello provinciale la mia confederazione, siamo a fianco di questi movimenti non solo come cittadino che parla, ma in quanto come un'organizzazione sindacale che siamo partecipi a queste cose. Buonasera, anche da tassisti, specialmente i tassisti, perché il settore più odiato dalle compagnie assicurative, in verità sono i miei colleghi di mezza Italia, almeno loro qualche privilegio, qualche sconto riescono pure ad avere, ma il tassista napoletano per le compagnie assicuratrici è l'appestato per eccellenza, non si capisce perché. Non si capisce, dicono a priori il tassista napoletano deve pagare il doppio di quanto gli è dovuto. Tutto nasce da una delibera comunale del 2005 dove all'emendamento numero 8 ci veniva sostituita la parola essere assicurato nominativamente con la parola possedere un'autovettura assicurata ad uso pubblico. Ovviamente mi dispiace, prima di me hanno fatto intervento i sindacati, i grossi sindacati, quella che contano nella nostra categoria, non c'erano quando è stata fatta questa cosa, erano distratti, chissà perché, non hanno letto, non hanno visto, non hanno niente. E quindi con questa totale assenza ci veniva applicata questa normativa, che di lì a poco iniziavano i nostri seri guai, venivano aumentate le tariffe, non ci riconoscevano più come mezzo privato, come lettura nominativa. E quindi cioè, praticamente le compagnie di assicurazione poco a poco ci hanno portato al doppio di quanto uno va ad assicurare in privato, diciamo.
tutto questo ovviamente non è reale, è falso. Primo perché siamo soggetti a turnazioni che loro non ci vogliono riconoscere, che loro dicono voi siete un mezzo pubblico che cammina 24 ore su 24, quindi siete soggetti a sinistra rispetto a una macchina privata. Basta andare all'ufficio comunale, trasporto e mobilità, che regola il nostro lavoro e la nostra contribuzione, per vedere che noi abbiamo dei turni mediamente di 9 ore. Secondo, perché con la crisi che devasta tutti i settori, con il servizio che è in sovrannumero da circa 20 anni e con le soste dei posteggi che durano ore, se facciamo un calcolo noi tassisti, circoliamo meno di un rappresentante commerciale o un pendolare che si muove in macchina. Terzo, perché fa comodo fare orecchie da mercante quando noi diciamo che non è vero tutto questo alle compagnie di assicurazioni, perché loro incassano ovviamente il 50% in più rispetto ad un contratto privato. L'altro giorno venne un collega giovane che aveva un problema perché non riusciva ad assicurare il taxi, che è un mezzo di lavoro, quindi non poteva lavorare perché la compagnia di assicurazione, la più economica, gli aveva fatto un preventivo di 7.000 euro annuali, perché dicono o ce li hai annuali o purtroppo non li puoi, annuali. Lui disse: ma almeno mi fate la rateizzazione. Ma a me, ma non mi hanno fatto nemmeno la rateizzazione. Ma perché, scusami, se facevo una rateizzazione quale vantaggio se devi, che tu potevi prendere 3.500 euro in tagli e l'anno prossimo ti andavi a indebitare. Noi abbiamo un problema gravissimo, noi abbiamo un problema, cioè che praticamente noi per lavorare, noi tassisti napoletani, per lavorare dobbiamo indebitarci, o altrimenti rischiare, come è successo a qualche collega, di camminare purtroppo perché il collega ha bisogno di portare il pane a casa. Quindi camminare senza il contratto assicurativo è impensabile. Allora noi, che ringraziamo tutti questi comitati e anche gli amici dei Mombasa, perché ci siamo attaccati anche a loro l'ultima volta che abbiamo fatto, e ci attaccheremo a qualsiasi comitato, perché noi dobbiamo lavorare e non ce la facciamo più, e nessuna compagnia di assicurazione ci vuole ascoltare. Grazie.